Allora eccoci qua, seconda parte, scontro sul lavoro che non c'è, questo è il titolo della puntata di questa sera. Abbiamo parlato di tanti argomenti, parleremo del TFR in busta paga tra pochissimo, ma vediamo un servizio da Venezia sulla nuova bufera giudiziaria in Veneto, ancora legami, collegamenti con il MOSE, ma anche accuse e imputazioni, capi di accusa con peculato, abuso d'ufficio, eccetera, nel settore dell'energia e dell'ambiente. Vediamo il servizio. Un dirigente della Regione Veneto agli arresti domiciliari, misure di custodia cautelare con obbligo di dimora anche per due imprenditori e numerose denunce nei confronti di personaggi politici che risultano già coinvolti nell'inchiesta del MOSE. Nei guai per peculato e malversazione è finito Fabio Fior, ex dirigente del settore ambiente a Palazzo Balbi. La finanza ha fatto visita in mattinata anche agli imprenditori Strano e Dei Svaldi. Secondo le Fiamme Gialle, Fior ha approfittato del proprio ruolo nella pubblica amministrazione, è membro della Commissione VIA e della Commissione Tecnica Regionale dell'Ambiente per scopi personali. Ha svolto dei collaudi, in alcuni casi attestando falsamente di non avere incompatibilità, in altri casi non comunicando alla Regione, quindi sul datore di lavoro, di averli svolti. E oltre a questo ha anche creato, complice un commercialista indagato in questa operazione, un castello societario che fa capo a una fiduciaria svizzera, attraverso cui, sempre grazie ai suoi uffici di dirigente nel settore ambiente, si è visto affidare dei lavori di collaudo e dei lavori di terzo controllore indipendente, evidentemente non indipendente in questo caso, sempre nel settore legato alle bonifiche ambientali e al settore ambientale più in genere. Sono stati monitorati attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali molteplici viaggi dall'Italia alla Svizzera degli indagati che comproverebbero, grazie anche agli accertamenti bancari effettuati dalle Fiamme Gialle, un'ingente fuga di capitali illeciti. Il danno per l'erario è consistente. La Regione Veneto, parte lesa, ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Fabio Fior, che è stato sospeso per 6 mesi dal proprio ufficio. Nell'inchiesta delle procure di Padova e Venezia, con l'accusa di abuso d'ufficio, sono finiti nomi eccellenti della politica regionale come Renato Chisso, già in carcere per lo scandalo MOSE, e Giancarlo Conta, ex assessore all'ambiente. Coinvolti anche gli ex magistrati alle acque Maria Giovanna Piva e Patrizio Cuccioletta. Anche questa inchiesta in qualche modo ha riportato, non è stata originata, ma ha riportato a dei nomi a me già noti, quali l'assessore Chisso oppure gli ex magistrati alle acque Cuccioletta, Piva e immancabilmente al Consorzio Venezia Nuova. Sostanzialmente fondi regionali sono stati affidati dagli allora assessori direttamente al magistrato alle acque, il quale senza alcun appalto diretto, quindi senza con affidamento diretto, ha poi fatto pervenire questi fondi regionali alle società riconducibili al Fior per dei lavori di telerilevamento ambientale nell'ambito della Regione Veneto oppure per studi e certificazioni ambientali in 8 comuni della Gardesana. Servizio di Lorenzo Monegato. Assessore, allora qui si tratta, mi riferisco a Fior, di un dirigente, ex dirigente già sospeso. Sì, era già stato sospeso per in precedenza. E gli ex assessori Chisso e Conta, cioè, è un problema di un qualcosa che era ante 2010, sì. Quindi è evidente che sono, sì, però, vengono fuori però, oggi, scusami, situazioni varie. Stevale, però è veramente un sistema marcio che c'è anche in questa regione, bisogna dirlo, stanno venendo fuori, sono venute fuori in passato, stanno venendo fuori in questi giorni. Lo scandalo MOSE è l'emblema massimo di quello che una serie di interessi illegali tra pezzi di politica, pezzi di economia, pezzi di Stato, che è una cosa inaccettabile, voglio dire, ed è un sistema che, devo dire, mi spiace dirlo, che l'asse Lega PDL dovrebbe smantellare, voglio dire, e invece anche l'Italia dei valori, noi abbiamo che mai denunciato. Beh, l'Italia dei valori, noi abbiamo, io personalmente ho fatto 3-4 interrogazioni, scusa, ma ho chiesto lo scioglimento anche a Renzi del Consorzio Venezia Nuova. Poi io faccio il mio ruolo di politico, ma io penso che la politica doveva intervenire in maniera durissima su queste cose per dare il segnale della pulizia che bisogna dare, perché la gente non capisce, se no parliamo adesso del lavoro di disperazione e troviamo questi qua con le valigie piene che se ne vanno all'estero. Ma guarda,
ho detto, io sono convinto che in questa regione o si cambia radicalmente il sistema politico che c'è, perché purtroppo, anche se non sono cose tutte illegali, ma ci sono ormai degli andazzi, dei percorsi, delle abitudini che sono assolutamente da rompere. Li rompi solo se si cambia il meccanismo, se si cambiano le persone. Cioè, i dirigenti vanno fatti ruotare, soprattutto i dirigenti, quelli a livelli come di questo signor Fioro. Ma questo dire. Che era stato sospeso era sì, tornato. Ma questi sono gli esempi. No? Ma scusa, Pepitone, posso interromperti? Io te lo chiedo. Tu sai, perché sei collega consigliere certo. regionale, che abbiamo fatto due commissioni d'inchiesta. Come no? Certo. Nelle quali sono rappresentati tutti i gruppi proprio per adempiere a questa esigenza che tu giustamente sottolinei. Però non puoi negare che per quello che riguarda la gestione della Giunta, i casi che sono oggi in discussione sono assolutamente marginali. E non vorrei che succedesse, come un funzionario precedente che è stato arrestato e poi liberato perché non aveva ed è libero sì, cittadino. Scusami però Larone, quindi stiamo attenti. Io non sto innanzitutto. Guardi, lo è sto facile facendo... dire quello che sta dicendo. No, senti qua, non è facile dire, scusami un attimo. Allora, non sto facendo processo a nessuno, è la prova di innocenza. Però la politica ha le sue responsabilità. Dire che la Giunta è colpita marginalmente, io, il nostro collega Chisso, gli auguro di poter uscire e dimostrare la massa. Ma quando un assessore così importante è in carcere da 3-4 mesi con problemi anche di salute, sono venute fuori certo. eccetera, quando un consigliere regionale, il nostro collega, è stato arrestato, oppure lui si è dimesso, mi pare, non so se si è dimesso Chisso, ma si è dimesso Marchese, mi pare, sicuramente. Quindi non è che si può dire sono cose marginali, sono cose che colpiscono pienamente il dobbiamo andare a casa tutti, anche quelli che non c'entra niente? No, io dico io faccio un ragionamento politico e dico ai cittadini che bisogna dare un segnale anche quando si fanno le scelte. Cioè, nel senso che il cambiamento passa anche nel dare segnali di rinnovamento. Purtroppo il quindicennio Galan, Lega, PDL e adesso Zaia, mi spiace dirlo perché poi Zaia personalmente è una persona con cui ho buoni rapporti e mi stia, però non hanno dato alcun segnale forte di rinnovamento e di rilancio del Veneto. Anzi, siamo in una situazione drammatica. Oggi abbiamo sentito l'ultimo annuncio del governatore Zaia, che non sta né in cielo né in terra, che dice che lui va a parlare con Putin per risolvere il problema per risolvere il problema dell'embargo russo, dove c'è un pezzo di guerra mondiale che si sta giocando là. Noi diciamo agli imprenditori del Veneto, quelli colpiti dal fatto che la Russia non accetta più le nostre merci, soprattutto agroalimentari, noi diciamo a quegli imprenditori che aspettano risposte, il governatore dice: io vado a parlare con Putin e faccio eliminare il blocco sovietico. Noi speriamo che sia così. Un governatore non è così? No, speriamo che si sblocchi l'economia. Io penso che un governatore serio va dal governo e dice: diamo le tutele a quegli imprenditori che oggi stanno pagando il blocco economico. È un'altra cosa. E là forse qualcosa puoi ottenere, abbiamo firmato anche un documento su questo, come sai. Per questo dico che c'è un meccanismo politico ormai vecchio, quello della Lega, che non dà più risposte. Bene, intanto sono i cittadini. L'assessore Chisso, oltre 20.000 persone, 20.000 cittadini di questa provincia, la provincia di Venezia, ha scritto il suo nome e quindi è diventato pulito. Quindi, guarda, attenzione, perché... no, ma non sto parlando delle sue cose che ha con la giustizia. 20.000 cittadini lo hanno mandato a fare quel ruolo. Seconda cosa, visto che voi comunque manterrete e sosterrete comunque il sistema Renzi anche alle prossime elezioni regionali, ci confronteremo. È giusto chiarire una cosa:
Se voi andate a vedere, non credo che forse uno o forse due sono i dirigenti che in questa legislatura sono rimasti al posto che erano ante 2010. Li abbiamo fatti ruotare tutto. No, ma Fiore, Fiore è stato sotto inchiesta ed è stato sospeso. Fuori prima che succedesse sì, questo qua. Sì, certo. Sono tre mesi, quattro mesi, credo di più. Dopodiché vi faccio un esempio di una cosa abbastanza semplice che mi sembra anche ovvia per la politica. I due dirigenti che erano stati accusati con la questione Mose sono usciti candidi, perlomeno finché non ci arrivi a giudizio. E noi abbiamo l'obbligo, perché ci è arrivata la lettera del loro avvocato, dei sindacati, di riassumerli. Non mi riferisco a questo, sai. Ecco, di cosa ti riferisci mi allora? Mi riferisco. E allora di cosa ti riferisci? Mi riferisco. Ma dai, che mancano segnali le forti in questo senso. Le, allora, nel senso di rinnovamento, in questa legislatura il Veneto ha... Ma mi sbaglierò, ma ti sto dicendo, Italia dei valori. Non posso e non voglio accusare Zaia di queste cose. Perché dai, devo dire che bene. Lui in effetti qualcosa ha fatto, le commissioni abbiamo fatto il consiglio, però se mi consenti sì, non l'ha fatto la giunta, ho detto, è il consiglio che consiglio. Si è mosso sì, spesso ma avete trovato qualcosa nella giunta? Avete trovato qualcosa che abbia sbagliato nella giunta? Noi non dobbiamo andare giunta? A indagare la giunta, allora, voglio dire, perché non siamo allora, magistrati, noi stiamo indagando, allora stiamo, indagando stiamo approfondendo alcune questioni sui progetti di finanza, su tutta una serie di questioni su cui un sistema politico ha fatto delle scelte che hanno determinato un costo enorme per la comunità del Veneto. I progetti di finanza, per esempio, sono un pozzo enorme dove noi stiamo pagando, dall'ospedale all'Angelo, all'ospedale guarda che hai fatto anche dove governa il centro-sinistra, quindi dai, non beh, fare scusami, le... io sono consigliere regionale del Veneto, ma non è... dove governa il centro-sinistra, perfetto. Va bene? E sto dicendo, su questo abbiamo fatto, e se abbiamo fatto le commissioni d'inchiesta su queste cose è perché ci sono state delle scelte politiche di un sistema Lega PDL sicuramente torta, anche in buona fede che però hanno portato a un danno enorme a mio avviso per la comunità. Va bene, tant'è vero che stiamo giustamente noi verificando le carte per non fare più gli errori di prima. Andiamo a vedere i voti, andiamo a vedere chi ha votato certe scelte perché in sanità. Purtroppo c'è il vincolo in modo trasversale sinistra e che destra. Che i commissari delle commissioni, cioè consiglieri regionali che ne fanno, non possono parlare di quelle cose che ci sono. Ma ci sono delle situazioni che veramente siamo rimasti allibiti. Pipitone, scusami, posso fare una domanda se Bazzaglia siamo mi consente qua, di rubargli il mestiere per 30 secondi. Questo dialogo qua che state facendo, e ti accalori anche perché vedo che prendi i vasi sanguini, prendi si allargano, prendi il caldo. Anch'io, siamo due passionati, ma questa discussione qua, secondo te, interessa a qualcuno di quelli che sentono? Se interessa a qualcuno, io penso che possa interessare tanto. Ma tu pensi che i cittadini che ascoltano siano disposti a seguirvi in questo tipo di discussione? Ma io penso che i cittadini devono seguire. Se c'è una cosa che se non fosse nella tragedia ci sarebbe di che scompisciarsi da ridere, è il politico che di qualsiasi colore, di qualsiasi livello, di qualsiasi settore, è il politico che di fronte agli scandali scoperti del Mose piuttosto che della Pedemontana, piuttosto che della terza, è il politico che cade dal pero perché lo sapeva tutta la città di quello che succedeva nel Mose, ma diciamo le cose che magnavano, lo sapevano tutti, certo i cittadini, allora un giornalista ha fatto un libro, non c'è stato un politico che gli sia andato vicino e gli abbia detto quando Mazzano ha preso questa, non c'è stato un politico che abbia detto bene, andiamo insieme
dalla magistratura. E dirò di più, questa la voglio dire, quando Mazzaro ha presentato il suo libro a Padova, credo al Palazzo della Ragione, se ricordo bene, seduto in prima fila c'era Giancarlo Galan. Quando ha finito di presentare il suo libro e ha detto tutto quello che aveva scritto nel libro di Giancarlo Galan, Giancarlo Galan si è alzato in piedi, ha sorriso, ha salutato Mazzaro, se n'è andato e prima di uscire ha dichiarato, questo me l'ha detto a me l'autore Mazzaro personalmente, ha dichiarato davanti a tutti, comunque, dice Galan, quello che è scritto sul libro è vero. Beh, infatti, scusate, c'è un sistema di poteri, mica c'è una cosa illegale. Allora bisognerebbe smetterla. Guarda che un attimo, tu sai il lavoro che faccio, Antonino. Allora, Renzo Mazzaro, non c'ero io, scusate, Renzo Mazzaro ha scritto I Padroni del Veneto, non ha ricevuto una querela, e ha scritto moltissimi capitoli molto pesanti. Il fatto di non aver ricevuto querele vuol dire che non ha scritto il falso, non ha, diciamo, che diffamato, era a conoscenza di quelle cose qualcuno. Scritto sul libro detto, caro, andiamo in procura. Non è che è giusto però che ognuno che esprime la propria opinione, io sono una persona per bene, onesta, faccio politica perché ci credo per passione e abbiamo un ruolo importante in consiglio regionale, cioè, non è che io possa accettare che tu ti permetta di dire che uno dica cose utili o non utili, decideranno i cittadini, che non mi permetto di... Allora, siccome vedo che chiunque parla sistematicamente lo ha detto, quello dice una sciocchezza, quello dice una... Cioè, questo è un modo troppo comodo di chi ovviamente pensa di stare sul piedistallo. Tu ci mettati, come tutti noi cittadini, direttore, a quello che vuoi fare, che va bene, e poi ne parliamo. Non posso accettare questo modo di dire quello che dici tu, va bene quello che dici tu. Io non mi permetto di dire quello che dici tu, va bene oppure no. Ho interesse ai cittadini. Io non ho detto che tu hai sbagliato, questa discussione è dando informazioni. Scusate, per favore, fatemi fare il mio mestiere. Qualcuno ha ricordato, giustamente, anzi l'ha ricordato Laroni, che il primo presidente del Consorzio Venezia Nuova è stato Luigi Zanda, di cui non si parla mai, ma insomma dovrebbe essere in qualche modo coinvolto in questa indagine. No, ma lui è persona bellissima e onestissima. Lo dico perché oggi tutti si sbracciano a dire che il Consorzio Venezia Nuova era una fogna. Il Consorzio Venezia Nuova, lo dico perché io sono stato assieme a Zanda e altri protagonista della sua nascita, era fatto per tutelare le imprese locali, comprese i Chiogiotti, eccetera, eccetera. Perché se facevano una gara pubblica a livello europeo, i tedeschi arrivavano un minuto dopo perché avevano preparato tutto, progetti compresi. Sì, sì, questo. Allora, quindi, sempre per completezza, non limitarsi a dire... Un lato, ti posso dire, è un lato, non è di destra, un lato. Diciamo quello che oggi è stato raccontato dai giornali, le dichiarazioni del commercialista di Galan Venuti, che ha rivelato di essersi intestato dei beni e dei conti correnti di Giancarlo Galan in Svizzera, mentre ad altri erano intestati i soldi in Croazia. Questa è cronaca, va detto, perché così diamo un colpo al cerchio e uno alla botte, destra, sinistra, centro, e siamo a posto. Andiamo a Bassano, vediamo cosa fa il comune di Bassano per chi deve pagare la TASI e la TARI, e poi torniamo da Paolino Barbiero, perché ci deve spiegare Barbiero se il TFR in busta paga viene tassato più di quanto non venga tassato a fine rapporto. Vediamo. TASI, TARES, IMU. Ormai non passa giorno che i bilanci delle famiglie vengano duramente messi alla prova dalle richieste di pagamento in arrivo da Stato e Comuni. E se un tempo a rispondere faticavano solamente i ceti più bassi, ora a stare al passo con le imposte stentano in molti, anche i componenti del ceto medio. Proprio a loro dunque ha pensato di rivolgersi l'amministrazione bassanese con un apposito bando. Si rivolge a tutti i cittadini e ai nuclei familiari che abbiano un ISEE del 2013 che va dai 3.000 ai 20.000 euro. Il cittadino farà semplicemente domanda scaricando il bando dal sito del comune o recandosi al servizio sociale a richiederlo. Dovrà essere presentata la domanda entro il 10 di novembre all'ufficio protocollo e indicare nella domanda se si chiede un contributo per la TASI o per la TARI. In sostanza il bando è mirato a ridurre l'incidenza delle tasse comunali nelle spese quotidiane delle famiglie, ma sia chiaro, a chi risulterà avere i requisiti il comune darà un contributo, il minimo sarà di 30 euro, solo dopo che TASI e TARES risulteranno pagate.
A tal proposito è necessario portare la ricevuta del pagamento effettuato all'ufficio famiglia del comune entro le 12.30 del 19 dicembre per partecipare al bando. Diversa la situazione per quanti famiglie o singoli cittadini non siano in grado di pagare le imposte. I servizi sociali sono sempre aperti, siamo pronti ad accogliere le persone in difficoltà e cercare di fare il massimo per aiutarli e sostenerli. Allora, servizio di Barbara Tedesco, 800 sms già in cantiere, grazie, state davvero seguendoci con grande interesse, un dibattito vivacissimo poi su temi che toccano le corde di tutti i cittadini. Allora, a proposito, TFR in busta paga, Barbiero. Sì, solo una battuta, su SMS su che sono due messaggi che inneggiavano il ritorno del fascismo. Per dire che anch'io ho avuto mio nonno, e mio nonno quello che mi ha spiegato, mi ha fatto capire che è meglio che noi, finché abbiamo gli occhi e le orecchie per sentire, facciamo di tutto perché questo non ritorni. Quindi io, come si dice, me la cavo così. L'altra questione, nella discussione sul lavoro che non c'è, tutto gira attorno alla formula contratto a tutele crescenti, mentre abbiamo visto che il problema non è se ci sono le tutele crescenti, il problema è se c'è un'azione dello Stato che trova risorse, che le mette a disposizione delle imprese, l'innovazione, la qualità del prodotto, le infrastrutture, le energie, e poi dopo, se ci sono anche tutele crescenti, ben venga. Il punto qual è invece? Che questo governo non fa quello che dovrebbe fare da sinistra, e cioè un contratto a privilegi calanti, a cominciare dal Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, i senatori, i parlamentari, i consiglieri regionali, quelli che hanno i vitalizi, perché in regione di vitalizi si spende, come si dice, di più dei consiglieri, e qui ci sono due consiglieri, tre, che facciano una legge in regione, che non serve chiedere a nessuno, che si tagliano quei vitalizi, allora si dà un segnale, perché qua alla fine si rimanda i vitalizi che ce l'ha già, non importa, fate casino, incatenate, già cancellati comunque dalla li stanno prendendo, fatevi dare anche gli aretrati, perché ne hanno presi tanti, no, perché alla fine se si vuole, come si dice, anche i vostri, sì, no, guarda, io te lo dico sinceramente, no, perché ho visto sulle Iene un servizio, non so cosa hai visto tu sulle Iene. Io so che prendo 1800 euro al mese e vado in pensione quando ci andrò con 44 anni di contributi, no, con meno, perché in pensione vai con meno, quindi so questo. Allora, sto dicendo questo, bisogna fare questa roba qua, dal contratto a tutele crescenti al contratto a privilegi calanti, e si va fino in fondo. Dopodiché, dentro a questo contratto, si faccia una cosa seria. Se ci sono amministratori pubblici e politici, perché sono pubblici, che sono infedeli, vanno cacciati, per quanto mi riguarda, e mandati in galera, ogni tanto buttare via anche le chiavi. No, invece questi, siccome hanno i soldi, il potere, gli avvocati, corrompono, alla fine vengono anche fuori, e noi dobbiamo anche star là poi a rivotarli di nuovo. Ora, ci vuole un po' di pulizia da questo punto di vista. Sul TFR, anche qua sul TFR, intanto dobbiamo dire a tutti cosa vuol dire trattamento di fine rapporto, e quindi se è un trattamento di fine rapporto lo si deve dare a fine rapporto di lavoro. Si vuole cambiare la natura, il TFR ha già cambiato natura, perché una parte o tutto il TFR, a seconda di se uno è stato assunto prima del 92 o dopo il 92, se aderisce a un qualsiasi fondo pensione contrattuale, va nel fondo pensione, e quindi chi ha fatto quella scelta, e c'è una parte di lavoratori che l'ha fatto, non può più fare altro, perché li ha messi là, sapendo che quando si mettono nel fondo si aggiunge non solo il TFR, ma anche la quota che mette l'azienda e la quota che mette il lavoratore, e l'azienda mette la quota che è stata definita nel contratto nazionale. E quindi quando si fanno i contratti per 1 milione di persone, chi sta dall'altra parte, in questo caso Confindustria o API o quelli che sono i rappresentanti delle imprese, fanno il conto che in base a tanti addetti, se tutti aderiscono, quello è il costo. È chiaro che meno gente aderisce e più risparmiano le imprese. Detto questo, cosa si inventa Renzi? Si inventa di muovere il TFR, come si è inventata la questione degli 80 euro. Che fanno bene, ma sono dati in modo ingiusto,
perché se ci sono due persone che lavorano con 23.000 euro arrivano a casa 160 euro netti e la somma dei 23.000 euro fa 46 di reddito. Se c'è una persona con un reddito solo di 26.000 euro e un centesimo, quello non prende niente, quindi c'è una prima operazione che non è stata fatta coerentemente in termini di redistribuzione. Fammi finire. Detto questo, allora il TFR, quando uno lo prende, è tassato al 23%, a tassazione separata. Allora qui tutti parlano, ma siccome non è scritto chiaro e le norme costituzionali stabiliscono che se una cosa viene data come TFR, quindi in termini differiti c'è quella tassazione, se viene messa in busta paga viene tassata ordinariamente, a meno che qualcuno lo scriva che non si debba fare. Quindi cosa vuol dire? Che al posto di tassare il 23% ho la tassazione che va al 27, al 33 o sopra, come si dice, il 38, a seconda dell'aliquota in cui sono. E in alcuni casi quelli che hanno preso gli 80 euro, se si mettono in busta paga 1.000 euro magari di TFR, rischiano di andare sopra il tetto e di perderlo, becchi anche bastonati. Lo devono sapere, perché si discute, ma nessuno poi spiega i tecnicismi. Guarda, vi rubo un minuto, definitivi. Detto questo, anche stabilissero, perché tra l'altro se fosse retribuzione a tutti gli effetti, non è solo la tassazione che va alle aliquote che dicevo prima, ma ci sono anche i contributi perché sono validi ai fini pensionistici e quindi di fatto aumento il costo del lavoro. Allora, si sta ragionando, come si dice, di non aumentare il costo del lavoro. Se si fa questa operazione e lo si fa per via ordinaria, c'è un costo del lavoro in più per le imprese e c'è un incasso maggiore dello Stato perché si prende subito l'IRPEF collegata. Ora, se invece si vuole fare una cosa diversa, premesso che noi non siamo d'accordo, ma a me piace sfidare chi parla e fa le discussioni in televisione, magari non conosce neanche bene la materia, solo perché ci sono consulenti che le la spiegano e non sanno neanche appunto cosa vuol dire TFR. Dico questo: oggi i TFR pagati annualmente sono uno stock, cioè tutti quelli che finiscono il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, e su quello lo Stato prende il 23%. Bene, allora perché se tutti quanti andassero a prendersi quei soldi e se li mettessero in busta paga li faccio pagare invece del 23% il 10, perché lo Stato comunque col 10 recupera quanto recupera con le uscite dei TFR correnti e quindi do più risorse al lavoratore. Queste sono le operazioni che bisogna farle, però anche qui non si sta discutendo in questi termini, si tenta a fare una esclusiva operazione di cassa. Allora, d'accordo con Zaia, fa prima con Putin che con le teste grosse di casa nostra. PS, una volta tanto mandato. Laroni. No, volevo fare due battute. Dobbiamo stare attenti che non ci tagliano il gas invece. Sulla questione del TFR. È già in procinto. Scusate. Volevo fare... No, se non fanno la norma chiara viene tassato ordinario. Scusate. Sul TFR mi pare che stiamo facendo una discussione sterile. Perché... è stata avanzata questa proposta, tutti hanno dato una lettura senza aver letto un testo, perché non c'è un testo. Certo, come giocare. E quindi abbiamo... Il negativo è perché si fa un voto di fiducia e non c'è un testo che il popolo italiano possa conoscere. Nemmeno i parlamentari. Barbiero dice una cosa inesatta, il voto in fiducia non è sul TFR. Sì, ma guarda che c'è tutto dentro, fanno l'emendamento, vedrai se non è così. Non è tutto dentro perché non c'è neanche la proposta, tant'è vero che alle due obiezioni corrette che tu fai e che sono le stesse che hanno fatto gli industriali, è seguita una dichiarazione del sottosegretario della Presidenza del Consiglio che dice che non c'è, verrà modulato in maniera tale da non determinare un aumento della tassazione in maniera surrettizia e che quindi i limiti si resta nei limiti di oggi, e secondo la dichiarazione del Presidente del Consiglio che è su base volontaria. Ora, io non so come finirà, non so se siano corrette o affidabili le dichiarazioni del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio. Se sono corrette, però i due rischi che tu hai paventato non ci sono. Se poi succede il contrario, siamo tutti d'accordo che è una sciocchezza. È per questo che, se invece di esserci una legge delega si discuteva in Parlamento, si aveva anche il tempo per fare le proposte e fare le correzioni, ma abbiamo capito che non si fa. Intanto sul TFR già Prodi ha fatto un furto con i fondi pensionisti,
perché quando Prodi fece quella cosa lì, i sindacati si sono accodati e hanno fatto i fondi di pensione anche loro, perché parliamo, dobbiamo dire le cose come stanno, gli hanno dato ragione a Prodi. Attenzione, però c'è da dire che in quel momento Prodi, quando ha fatto quell'operazione, già sapevano che le pensioni, quando gli operai andavano in pensione, avrebbero preso il 50% dell'ultimo stipendio. Perciò quando uno va a casa a fine mandato del suo lavoro, non ha più il TFR, dice ti do la pensione integrativa al posto del TFR. Esatto. E questo è stato il primo furto ai lavoratori. E i sindacati ci sono passati sopra. Hanno fatto loro i fondi. No. Sì, hanno fatto i fondi sindacati. Ma come no, allora no, porca miseria. Volete avere ragione, ma cosa state dicendo? Allora no, hai ragione tu allora. Allora il fondo primavera, chi cavolo lo gestisce? Lo gestisco io. Il fondo primavera chi lo gestisce? Il fondo primavera, ma hai sentito che fondo è? Vai a vedere. Io conosco il fondo Cometa, il fondo Fokin. Vai a vedere il fondo primavera chi lo gestisce. Che è stato fatto dentro ai contratti. Lascia stare. Lo gestisce il sindacato. Quando la proposta del sindacato è una cosa negativa. Ma perché ti arrabbi? Io non sto dicendo perché il problema è che ai lavoratori non gli avete detto che a fine lavoro, perché guarda, guarda in quel periodo, intanto ti sto dicendo una cosa, perché poi così, intanto i fondi pensione non sono stati fatti da una legge Prodi, ma sono stati fatti da una legge Dini nel 1992, quando c'è stata la prima guarda che sta solo Prodi a iniziarlo, no, è stata fatta la modifica, Prodi ha fatto la modifica certo, i fondi pensione sono partiti nel 1992, ascolta, poi le categorie sono arrivate a farlo nei vari contratti. Allora parliamo, chi ha fatto l'Ips in Italia? Mussolini, aveva ragione quel senso là. E allora, no, tanto che vogliamo parlare, se vogliamo parlare del sesso degli angeli, stiamo qua a parlarne, sì. E io sono contento. Però ascolta qua un attimo. Però se vogliamo dare un'informazione ai lavoratori, certo, scusa, o gliela diamo perfetta, o gliela diamo giusta, sì, o gliela possiamo legare. Allora, il problema è, si dà un'informazione giusta e la si dà correttamente. Allora, come la legge è stato pensato, allora, i fondi pensioni sono stati pensati in Europa, allora, uno di quelli che ha pensato sotto Prodi. Poi la fonte di pensione è proprio sotto stati determinati. I fondi pensione sono stati determinati da una legge fatta da Prodi. Sono stati pensati in Europa. L'ha allora, fatto il governo Dini e Prodi allora, ha fatto la modifica. Benissimo. Allora, bene, vedi che arriviamo. Allora, l'Europa ha i fondi pensione molto prima di noi, ok? Noi arriviamo nel 1992. Ma non altro tipo di tassazione. Noi arriviamo ai fondi pensione con una legge fatta dallo Stato italiano. Più volte lo Stato italiano nei vari governi sono intervenuti sulle regole e sostanzialmente le regole assegnavano alle parti, imprese e sindacato, di definire le modalità per far sì che i fondi di gestione accumulassero i soldi del TFR e le quote dell'impresa e le quote della lavoratori. Vai a vedere i fondi cosa allora, hanno perso sul mercato no, finanziario. Guarda, i fondi in questi anni hanno preso di più di quanto hanno preso il TFR mantenuto nelle imprese. E tra l'altro allora, sono imprese. Direttore, fai una cortesia. Mi inviti la prossima volta col signore, le porto tutte le tabelle dei fondi di investimenti dove hanno perso. E se riesco a salvare il visto capitale, che sei un operatore, io ti porto invece le tabelle di tutte le imprese che non hanno pagato il TFR e che è stato pagato dal fondo di garanzia del io TFR miei dipendenti. Io non sto, parlando con te, attenzione, volevo finire. Siccome sei un imprenditore e chiedi di metterci tutti d'accordo, devi partire da un presupposto che non hai. Non di non restituire, ma di restituirlo in un tempo un pochino più dilazionato, in modo da poter riuscire a far quadrare il bilancio di quest'anno e anche dei prossimi. Pagamento a rate, 17 milioni del patto di stabilità da versare in 3 anni invece che in uno solo, è la richiesta che i dipendenti comunali fanno al governo. Hanno riempito il teatro Goldoni, sul palco sindacalisti e parlamentari veneziani che, hanno promesso, recapiteranno il messaggio a Renzi. Sicuramente patiamo molto della mancanza di una parte politica con cui confrontarci e confrontarsi con un tecnico non è sicuramente la stessa cosa perché diciamo che ha altre priorità e quindi c'è la necessità di richiamare i politici diciamo a impossessarsi un pochino del rapporto con la cittadinanza e con i dipendenti. Per Antonio Vanacore si può fare, ed è già stato fatto in passato. Bisogna però capire le intenzioni dell'esecutivo. In ballo ci sono gli stipendi e le indennità di 2.900 dipendenti di Caffarsetti, ma non solo, precisa il sindacalista. Questo preserverebbe sicuramente i posti di lavoro e anche eviterebbe dei tagli sui servizi per la cittadinanza, che invece sono stati previsti attualmente dall'approvazione del bilancio.
i tempi stringono. Diciamo che, come ha detto il subcommissario, il tempo è sicuramente fino al fine novembre, quando c'è l'assestamento di bilancio, che è l'ultimo atto possibile per riassestare appunto il bilancio 2014. A servizio di Lorenzo Munegatto. Allora, Presidente Palasco. Sì, è difficile intervenire dopo tanta... Però vede, direttore, il mio sogno comincia a sortire effetti. Si incomincia a dire come stanno le cose. Io voglio sottolineare il coraggio che ha avuto il mio collega in studio Biocati adesso nel cominciare ad andare a togliere tutti i veli che coprono un certo tipo di gestione che è stata fatta anche dal sindacato. Poi Barbiero, sono stato ripreso. Barbiero, non ho dubbi che sia una persona per bene. Ma io non sto parlando di tutte le persone che sono qua, non ho dubbi che sia una persona per bene. Però è il sistema. Prima, quando dicevo del politico che mi cade dal pero e lui si è arrabbiato, non se mi riferivo... Se in Italia si corrompe, è colpa del sindacato. Se in Italia la gente non paga le tasse, è colpa del sindacato. Se in Italia, come si dice, che sei imprenditori che non rispettano le regole, ma non è possibile che il sindacato sia sempre avulso dalla corruzione. Ma se non ti trovi amorosa, è colpa del sindacato. Ma vai! Come noi sto dicendo che alla fine, se non ti trovi amorosa, sarà come se da capo da qui. Vede, allora, volevo dire una cosa. Scusa, io sul TFR da imprenditore, se posso, certo. Ecco, allora, per quanto riguarda me, ma strettamente personale, il mio modo di a volte i miei dipendenti mi chiedono un anticipo sul TFR perché devono fare alcune cose. Il mio ufficio del personale qualche volta mi dice: ma controlla se la richiesta che fa il dipendente è compatibile con la legge dello Stato che consente il prelievo, perché c'è una legge dello Stato che mi dice in quali casi io posso dare un anticipo del TFR al dipendente. La risposta mia, però, è un modo di essere mio personale, è sempre comunque daglieli. Perché basta fare un accordo aziendale, se si vuole dare in più si può sempre. Posso parlare? L'ho fatto io, l'ho prima, fatto. Prima, cioè, Nereo Laroni che ha il diritto di interrompermi, ma ti no però. Ne tolgo stesso. Vabbè. Allora, la legge mi dice quando io posso. Io però, senza nessun accordo sindacale, che nella mia azienda non servono gli accordi sindacali, perché la gestione è assolutamente familiare e in armonia, io sono sempre per darglieli, perché comunque sono soldi loro, se ne hanno bisogno, se li utilizzano, punto. Ora, che lo Stato mi faccia credere oggi che vuole mettere in busta paga una parte del TFR per alzare i consumi, questa è un'altra delle bufale che escono dalla bocca del nostro Presidente del Consiglio. Perché due sono gli effetti che il nostro Presidente del Consiglio punta a ottenere con l'operazione TFR. Partito unico. Uno, fare cassa. Voti. Perché le osservazioni di Barbiero di prima sulla tassazione sono giuste e sacrosante, ha detto delle cose giustissime sulla tassazione di FR, ma mi permetto di rilevare che sia che lo tassi al 23, che quindi è tassazione separata, sia che lo tassi al 60, 50, che è tassazione ordinaria, comunque anche solo col 23 sono entrate per lo Stato. Punto. Seconda operazione che vuole portare a casa il nostro Presidente del Consiglio, e l'ha accennato giustamente Barbiero prima, è che dando il TFR in busta paga ai lavoratori, a una stragrande maggioranza alzo le aliquote. Alzando le aliquote li tolgo dalla fascia di quelli a cui avevo strombazzato di dare. Scusa se ti interrompo. Gli 80 euro e che adesso gli 80 euro non possono più darli,
perché soldi non ce ne sono. Allora, allora e chiudo, poi ti lascio a te, scusa Mauro. Allora, ecco, del mio sogno di prima, queste cose bisogna dirle agli italiani perché lo sappiano. Devono sapere come girano veramente. Perché se gli italiani sono coscienti di come vengono presi per i fondelli, probabilmente quando vanno a votare, votano o a destra o a sinistra, a me non mi interessa dove votano perché io non sono un partito, però voteranno con coscienza, sapendo come sono stati governati fino ad oggi. Gli 80 allora, euro così hanno fatto 4 miliardi e mezzo di debito pubblico. Solo, poi, cioè, hanno presentato un conto di 50 milioni di euro, sono state coperte con risorse una tantum, allora, 50 milioni di euro alla regione Veneto, chiedo anche ai comuni da Stivalva. Andiamo a Piazzale Brenta, dove c'è una rivolta popolare, non contro l'antenna dei cellulari o contro l'inceneritore o contro un'azienda farmaceutica, ma contro una porcilaia. Vediamo. Ti cagli cattivi visto come me? Un comitato e oltre 500 firme raccolte per dire no all'apertura ad Isola Mantegna di un allevamento di maiali. Una vera e propria allevata di scudi, quella che da settimane sta interessando il territorio di Piazzola sul Brenta, dopo che in consiglio comunale il sindaco Enrico Zin ha presentato l'iter burocratico per l'apertura di una nuova porcilaia. Una struttura, a giudizio dei residenti, troppo vicina alle abitazioni. La paura dei cittadini, che nelle ultime settimane si sono costituiti in un vero e proprio comitato, è che la nuova area agricola possa sprigionare odori insopportabili, specie nella stagione estiva, quando le temperature elevate potrebbero rendere irrespirabile l'aria. A nulla infatti sembrano valere al momento le rassicurazioni della proprietà dell'insediamento, che ha garantito nella struttura di Piazzola l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per l'eliminazione degli odori. Intanto quel che è certo è che la richiesta per realizzare la struttura agricola è stata depositata già un anno fa, quando in carica era la precedente amministrazione comunale, e che sono già arrivati anche i primi pareri favorevoli delle autorità preposte. In sostanza, la porcilaia si può fare, proteste dei cittadini permettendo. Allora, Barbara Todesco, la porcilaia si può fare, proteste dei cittadini permettendo. Ma vede, Renzi nei suoi obiettivi di fare il contastorie ci è riuscito, e lo si vede anche questa sera nella discussione accesa che c'è. Su cosa? Sulle imprese che stanno chiudendo, sui 200.000 disoccupati, cioè sul lavoro che manca. Stiamo discutendo animosamente, a difesa del lavoro, eccetera, su qualcosa che non c'è. Gli 80 euro che qualcuno ha avuto, qualcuno non ha avuto o meno ha avuto, il conto che ha presentato alla Regione del Veneto il signor Renzi è di 50 milioni di euro. Esatto. I comuni ne hanno, il Comune di Verona gliene ha presentati, mi sembra, 25 o 30, e così via. E così via. Cioè, noi daremo meno servizi, poi ci sarà Pipitone che si incavola perché daremo meno servizi, ma abbiamo meno risorse a disposizione sul bilancio della regione, non di trasferimenti. Quindi sono cose che peseranno, alle sagre, magari gli dai, sono cose che peseranno il doppio. O quello per l'identità veneta, voglio dire. Sì, avevi 200.000 euro, puoi toglierli, sono 200.000 euro, toglierli. Beh, avete tolto i soldi ai ciechi, ai sordi, per darle per le sagre, no, per l'identità, no, per i veneti nel mondo, non i veneti del Veneto, 600.000 euro per i veneti nel mondo. Hai voglia che le potremmo fare qua, per cortesia? C'è un aspetto interessante, cortesia, qua si continua a discutere su queste, sulle frivolezze, perché sulle sono frivolezze queste, milioni, ah, di sono euro, frivolezze, sui milioni di euro che mancano, quando poi in uno Stato che è fallimentare, che non ha più entrate perché le imprese chiudono e c'è tutto i problemi invece che la tutela di non so quale lavoro ci sia, bisognerebbe tagliare la spesa pubblica. Se noi lo vediamo ad esempio su un dirigente che è andato in galera, poi è stato liberato, che abbiamo l'obbligo giustamente di riassumere e di dargli stesso ruolo, poi con Pipitone che dice che non dobbiamo dargli ruolo, abbiamo l'obbligo, e tutto quello che ci va dietro al
ai costi della pubblica chi? Amministrazione. È ovvio che poi vediamo invece l'SMS che ci dice hanno chiuso, cioè chiudete il sindacato perché hanno chiuso il Senato e le province. Senato e province non sono chiuse, hanno tolto la parte politica, perché da qualcosa hanno tagliato, ma i costi delle province sono rimasti tali quali, anzi adesso si rieleggono tra di loro i sindaci, i consiglieri, e il Senato sarà un Senato così. Cioè, i costi della pubblica amministrazione non calano in nessun modo ed è lì che vai e che si dovrebbe incidere, ed è lì che il dipendente capace che magari prende 1.100 euro deve stare nella stessa stanza dove magari ha con lo stesso stipendio c'è quello che non gliene frega niente, aspetta solo il 27 e quindi abbassa la qualità magari dei tanti dipendenti pubblici capaci sono che ci sono. Quindi se non si fa un riesame anche da quella parte c'è poco da fare. Possiamo stare a discutere di articolo 18 sì, articolo 18 no, però il sistema va abbattuto in tutti i sensi. Io capisco che si può fare ancora di più. La Regione del Veneto, tutti assieme, all'unanimità, abbiamo diminuito il numero di consiglieri e non ce ne sono tanti consigli in giro per Italia che hanno tolto su 60 si sono diventati 50. Abbiamo tolto i listini, le prebende, questo, tutti si prendono. Abbiamo tolto il vitalizio, abbiamo tolto quasi il 40% degli stipendi. Si può fare ancora di più, per carità. Ma l'unica, cioè, se le altre regioni facessero, sarebbero già 30 miliardi di euro che si possono utilizzare per fare investimenti anziché andare a fare altre situazioni. Abbiamo un'Italia e un Veneto disastrato dal punto di vista idrogeologico. Investiamo i soldi per fare, per mettere in sicurezza il territorio e quindi poi anziché continuare a mantenere gente a non fare niente negli alberghi. Abbiamo anche il problema che abbiamo 580 comuni che la regione aveva fatto un percorso tentato di fare e che non sta andando in porto, e qui ci troviamo all'ultima promessa che ha fatto Renzi. C'è quello di dire un'unica tassa sulla casa. Allora anche qui bisogna stare attenti, perché è il gioco delle tre carte. Esatto. Perché anch'io sono d'accordo che ci sia un'unica tassa sulla casa, perché Tari sono tre bollettini, con i costi anche dei bollettini. IMU, seconda casa, o Capannoni, sono due bollettini. Tasi sono altri due bollettini, poi c'è anche l'addizionale IRPEF. Ora, il punto qual è? Sei il più critico al segretario del tuo partito. Andato a votare, non ho votato Renzi presidente del Consiglio, ho votato Bersani perché era lui il candidato. Sì. Poi, per quanto mi riguarda, Renzi ha fatto un piccolo golpe, cioè ha mandato a casa Letta, e tra l'altro, mentre lo criticava, diceva che lui mai sarebbe andato a governare. Stai tranquillo, paese. Letta. Sarebbe andato a governare questo paese senza il voto. Quindi, sai, uno che mi racconta una cosa e poi dice un'altra, ce l'ho, e lo faccio da dentro al mio partito, perché sono iscritto e penso che in politica bisogna anche criticare quando qualcuno che tu lo mandi là per fare le cose non le fanno bene. Ma detto questo, torniamo alla questione della Tasi e tutto quel gioco delle tre carte che vuole fare, perché quando dici cari comuni dall'anno prossimo una tassa sola la fate voi, il problema è che a una semplificazione si introduce un altro elemento, che se la somma di una tassa sola è maggiore di quanto pago con le quattro, non ho risolto il problema, e secondo me è maggiore per un motivo molto semplice: siccome ci sono meno soldi, debito pubblico che cresce e tutto quello che ci va dietro, taglieranno ancora i trasferimenti e quindi diranno ai comuni ti taglio i trasferimenti e nel frattempo tu metti le tasse. Noi abbiamo fatto una simulazione nei 95 comuni e abbiamo preso la Tasi e l'addizionale IRPEF. Tra un comune e l'altro ci sono differenze di un minimo e massimo che vanno da 0 a 1.000 euro di differenza. Quindi ti trovi con un pensionato piuttosto che un lavoratore che ha lo stesso reddito e la stessa casa, in un comune paga 1.000 e in un altro comune paga 2.000. Allora tu hai distrutto il potere d'acquisto, questo non è federalismo, questo è il caos. E allora, siccome Don Matteo, come lo chiamo io, assieme al sottosegretario
che anche quello è un altro sindaco, devono avere coraggio di fare queste cose. Hai fatto scuola. Però io lo dico perché, come si dice, voglio far cambiare verso alla politica di questo governo, e per farlo noi andremo a Roma il 25 senza fare sciopero. Auguri. E tra l'altro, come pensionati, il 5 di novembre saremo a Milano. Auguri. Perché allora, devono essere aumentate anche le pensioni più basse, allora, e di quelli che pagano i contributi. In Roma in questo mese il lavoro c'è, come abbiamo 5 milioni di stranieri che lavorano al posto nostro. Purtroppo stasera non abbiamo un esponente del Partito Democratico. No, ci sarebbe, volendo ci sarebbe. No, io non sono un esponente del Partito Democratico. Io sono, come si dice, un sindacalista della CGL e sono iscritto a un partito e non ho nessun problema a dirlo. Domani ci sarà qualcuno del PD, però. No, sono quello che ci sarebbe. Vorrei chiudere. Scusa, 80 euro hanno generato 4 miliardi e mezzo di debito pubblico. Aspetta. E queste manovre qua, ci sono 25 miliardi di manovra entro il 2014, certo, e 25 miliardi entro febbraio 2015, perché c'è il pareggio di bilancio da mettere in conto, che l'Europa gli ha detto a Renzi, sia a Renzi che a Olanda, no, a Olanda glielo permette, quindi, perché c'è l'accordo Francia-Germania, quindi, all'Italia gli ha detto no, caro amico mio, tu lo devi stai fare. Stai dicendo che non sarà il voto di fiducia sì o il voto di fiducia no che tirerà, certo, la riga, no, su come, certo, sta governando, certo. Succederà come è successo a Berlusconi. Perché Berlusconi aveva la stragrande maggioranza in questo paese, ve lo ricordate? C'è stata l'Europa stamattina, che ha mandato una lettera di 39 punti a Tremonti, a Berlusconi e a Bossi. Sappiamo. Hanno chiuso il Parlamento per 6 settimane, sono stati richiamati 3 volte, hanno fatto la stessa cosa a 2 mesi e poi ha consegnato le dimissioni e è andato a casa. Dobbiamo. Adesso dice che c'è stato, adesso dice che c'è stato un io vorrei, intanto gli italiani parlano. Vorrei riportare la discussione, cioè, non perché quello che dicono i signori sia meno importante. Ma a cose un pochettino più pragmatiche. Stamattina in una scuola ad Olo una classe ha fatto lezione in strada. Calvi. In strada. Perché non c'erano aule. Ora io mi rivolgo a Nereo Laroni per dire che ha messo miliardi sulle scuole. Scusa, no, vabbè, poi per finta. Quando era sindaco Nereo Laroni, una cosa del genere non l'avrebbe mai permessa, ma non perché lui sia più bravo o meno bravo, anzi lui è bravissimo, non ho motivo, ma al di là di questo non si sarebbe mai permesso di concepire una cosa, e se l'avesse permesso l'avrebbero preso, scusami, l'avrebbero messo in acqua, visto in che laguna, siamo a Venezia, no? O lui o qualsiasi altro sindaco. Allora, cosa voglio dire con questo? È inutile che questo Presidente del Consiglio dica alle scuole mandatemi la mail, sì, proponetemi, ditemi cosa devo fare. Quello che è cambiato da quando era, gli anni in cui Laroni faceva il sindaco rispetto ai sindaci di ora, è che non ci sono più soldi, ma non ci sono più soldi non perché noi siamo una repubblica ormai scalcinata di fannulloni, di gente che non è, non ci sono più soldi perché ce li hanno portati via. Chi ce li ha portati via? I sistemi finanziari, perché in quel sogno di prima che ho detto all'inizio la gente aveva anche finalmente capito sta truffa del debito pubblico, perché tutto origina da là, tutto origina dalla schiavitù dei mercati finanziari. E concludo, un minuto, siamo oltre il sogno, devo parlare, sogno che deve parlare ancora Pipito. Scusa, però quando noi parliamo, direttore, comunque di TFR, parliamo di gente che comunque lavoro ce l'ha. Qua noi abbiamo, certo, oltre a questo, 3 milioni e mezzo di lavoratori autonomi che non hanno alcuna tutela, certo, di cui gran parte sono, no, le famose partite IVA, gran parte IVA sono false. Stanno scomparendo. Una buona parte di partite IVA false, di gente, dobbiamo, che viene licenziata. Antonino, dobbiamo ricordarci anche di quei poveri cristi che si sono suicidati. No, certo, quindi è evidente che bisogna, anche bisogna dare diritti al lavoratore, ma i diritti giusti, e tutelare chi oggi non è in mezzo a una strada. Cioè, noi parliamo dell'articolo 18 giustamente, e tutti gli altri, allora per questo bisogna rivedere tutto. Abbiamo un'evasione fiscale enorme e possiamo fare una patrimoniale per i patrimoni al di sopra dei 5 milioni di euro, che sono 120 mila
persone in tutta Italia che porterebbero dai 7 ai 9 miliardi di euro all'anno. Si può fare per 3 anni per dare un po' di ossigeno. Questa è una delle piccole proposte che come Italia dei Valori abbiamo fatte a Renzi, ma sperando che qualcosa possa accogliere. Allora domani parleremo con persone che hanno qualche euro per mangiare, perché abbiamo i veneti schiacciati dalla crisi, anzi gli euro glieli danno i telespettatori attraverso il nostro fondo. Bravi. Domani sera con Mirella Tuzzato, i volontari, tra l'altro i lavoratori della Ditec, della Vinyls, della Montefibre. Una puntata da non perdere. Grazie a tutti i nostri ospiti stasera. Veramente vi ricordo già da oggi che sabato prossimo andrà in onda un nostro documentario, un focus speciale su Venice Land. Questo è il titolo, Venice Land, assalto a Venezia. Ci vediamo domani sera, grazie e buonanotte. AscoTrade, energia dalle nostre mani. MT Camini a Giavera del Montello. Canne fumarie certificate con soluzioni su misura. MT Camini, nessun fumo negli occhi.